Ciao a tutti, sono Matilda De Francé e oggi vi parlerò della mia prima esperienza con EF a Singapore. Dunque, nel 2016 sono partita con EF per un soggiorno linguistico a Singapore e sono rimasta per un mese. A quell'età io stavo per andare in quarta e il mio livello di inglese non era poi così ottimale, diciamo. Dunque i miei hanno deciso di farmi fare questa esperienza all'estero, scegliendo non una destinazione come tante magari in Inghilterra, Londra, dove sei sicuro di trovare italiani, ma proprio fuori, in questo caso in Asia. Quindi sono partita da sola, ho preso l'aereo, sono arrivata e arrivata lì diciamo che ci si sente un po' a disagio, perché comunque era il mio primo soggiorno linguistico all'estero e stavo così tanto tempo, non ero mai stata così tanto, e all'inizio ci si sente un po' a disagio, devo ammetterlo, perché sei in un altro posto con un'altra lingua, cioè sei da sola e ti devi arrangiare. Ma dopo, quando ti mostrano pian pianino, ti fanno subito sentire a tuo agio. È anche normale che i primi giorni di scuola siate tutti un po' più timidi, bisogna un attimo orientarsi, vedere chi si ha accanto, perché la scuola di EF cerca appunto di metterti dentro a delle classi internazionali dove non trovi solo quelli della tua nazionalità, ma anche, sei, io mi ricordo che ero in classe con dei tedeschi, che anche norvegesi, proprio Taiwan, di tutto il mondo. Ma grazie alle EF non ho solo migliorato il mio livello di inglese, ma ho imparato anche a, diciamo, vivere, perché comunque sei da sola in un altro paese, con un'altra lingua, con un'altra popolazione, in quanto devi seguire anche le loro culture. Io ero in residenza, quindi ho dovuto lavarmi i vestiti, farmi da mangiare, poi magari quando non avevo troppa voglia andavo fuori, e la bellezza è proprio provare il cibo locale, quindi vedi tutto quello che ti offre la città. Poi Singapore ha un mix di culture, dai cinesi, indiani, alla Malesia, quindi provi qualsiasi piatto tipico ed è veramente fantastico. Io un'esperienza così posso solo che consigliarvela vivamente, perché non vi fa crescere solo nel campo accademico, ma anche nella vita, perché vi fa veramente vedere cosa c'è al di fuori di casa. La bellezza di EF Singapore è che lì non ti fanno sentire come un numero, ma come una persona, perché essendo in pochi a scuola formate veramente un gruppo, specialmente grazie all'activity leader Jason, che lo sono ancora in contatto, che vi fa veramente scoprire la parte migliore di Singapore e vi fa proprio sentire a vostro agio, crea questo gruppo, fate qualsiasi cosa insieme, cioè diventa come una nuova famiglia, cioè almeno per me è stato così. Quindi se siete curiosi di sapere com'è la scuola magari all'interno, seguite l'account Instagram EF Singapore, dove Jason, appunto l'activity leader, posta ogni giorno qualcosa. Se avete dubbi, problemi, non esitate a contattare gli uffici EF Italia, oppure se avete qualche curiosità da chiedermi, io sono qua e sarò felice di rispondervi. Bene, questo è tutto. Spero che vi sia stato utile, e se siete curiosi, io ho postato qualche foto anche sul mio account Instagram delle mie ultime esperienze EF, tra le quali quella di Singapore. Io vi saluto e alla prossima. Ciao!